adesso possiamo iniziare. Buongiorno, io do il benvenuto da parte dell'associazione Proloco che rappresenta il collegio di presidente e anche da parte dell'amministrazione comunale. Tutti i carpanzanesi vi ringraziamo, vi diamo il benvenuto per essere venuti a carpanzare in occasione della 12ª edizione della Sagra della Castagna. Oggi abbiamo presente 3 istituti comprensivi, ringraziamo i dirigenti dell'istituto comprensivo di Mangone, Rogliano e Scigliano. Ringraziamo gli insegnanti e le insegnanti che oggi vi hanno accompagnato e quindi vi hanno dato l'opportunità di vedere qualcosa di davvero speciale. Avrete modo di vedere in maniera ovviamente didattica, quindi cercheremo di darvi delle spiegazioni riguardo alla lavorazione della castagna, secondo 2 procedure. La prima, che è questa, utilizzando quello che noi chiamiamo in dialetto scifo, cioè sarebbe delle tavole in cui all'interno venivano messe le castagne, che sarebbero queste, le castagne che venivano prima seccate all'interno di queste casette. Quindi abbiamo una fase di raccolta delle castagne verdi. Dopo la raccolta le castagne venivano depositate qui all'interno, venivano fatte essiccare per circa 2-3 settimane, infatti da qui nel piano inferiore veniva acceso un fuoco, poi magari in piccoli gruppi potete riuscire a vedere meglio da vicino. Quindi venivano essiccate le castagne, una volta che erano essiccate le castagne potevano essere sbucciate. Per sbucciare le castagne, come vi dicevo, all'inizio veniva fatto attraverso questo strumento, utilizzando altri strumenti davvero speciali che vedete indossati ai piedi di questi signori, che a breve vi presento. Quindi con l'azione proprio dei piedi, un po' simile alla pigiatura dell'uva, loro riuscivano a sbucciare le castagne. Dovete immaginare il grande lavoro che veniva fatto, considerando il grande sforzo fisico, perché non si trattava di sbucciare 100 kg di castagne, ma stiamo parlando di molti quintali di castagne. Quindi era un lavoro davvero molto molto faticoso, che impegnava per molto tempo le persone. Oggi, come dicevo, questo che andrete a vedere è qualcosa di speciale. Speciale perché oggi la produzione di castagne è drasticamente diminuita. Dovete sapere che Carpanzano, così come in tanti altri paesi, era basata la sua economia sulla castagna. Venivano prodotte circa 1000 quintali di castagne secche, che equivalgono a circa 3000 quintali di castagne verdi. Una produzione che oggi è fuori dalla logica, considerato che è quasi difficile riuscire a trovare delle castagne. Quindi pochissime castagne che hanno, come dire, portato all'abbandono dei castagneti. Prima erano dei frutteti, questo che potete vedere è un frutteto, perché il castagno è in effetti un albero da frutto che produce la castagna. Questo che vedete è un frutteto, qui a fianco, già spostandoci poco distante, ci sono dei boschi cedri. Infatti molti che avevano questi castagneti, a causa di questa diminuzione di produzione, hanno deciso di tagliare le piante e quindi si è passati da un bosco di alberi da frutto ad un bosco cedro. Intorno alla castagna, intorno alla lavorazione della castagna ci sono delle storie, non è solo una mera dimostrazione di una lavorazione. Intorno alla castagna ci sono delle storie, c'è una tradizione, ci sono molti ricordi. Ecco perché oggi vi presentano questo tipo di attività 3 persone che hanno vissuto in prima persona tutto quello che brevemente e sinteticamente vi ho raccontato: Bruno Manfredi, Baldino Fuoco e Orlando Cristiano. Loro 3 sono la memoria storica attualmente qui a Carpanzano. Chi meglio di loro vi potrà raccontare nel dettaglio quanto io vi ho accennato? Ripeto, non si tratta solo di vedere una dimostrazione, ma di riuscire a capire quello che c'è intorno alla lavorazione della castagna, i sacrifici che venivano fatti dai carpanzaresi e ovviamente non solo. A questo punto io concludo, eventualmente se ci sono delle domande, se ci sono dei chiarimenti, ben volentieri riusciamo poi ad accogliere le vostre
le vostre domande, appunto. E poi magari in gruppetti potete vedere meglio all'interno di questa struttura che risale al 1940. All'interno riuscite a vedere come appunto veniva eseguito il procedimento di essiccazione. Do la parola, anzi più che la parola, lascio la scena adesso ad Orlando e a Baldino. Allora, loro vi faranno vedere i movimenti, principalmente i movimenti all'interno di questo, che non c'è un termine in italiano corrispettivo, quindi lo chiamiamo scivo, ma proprio perché non esiste un termine corrispettivo in italiano. All'interno venivano riposte queste castagne che qui potete vedere. Vedete, le castagne, anche una volta essiccate, mantenevano la buccia esterna. Quindi era necessario sbucciarle. Magari ecco, poi vediamo come riuscire a gestire, perché gli spazi non sono ottimali. Allora, se fate passare un attimo. Fate passare, se riusciamo a fare un semicerchio è meglio. Fate attenzione a quello che loro indossano. Indossano degli zoccoli in legno. Allora, ripeto, da questi zoccoli in legno viene il termine zoccoliare le castagne. Poi gli insegnanti sicuramente vi daranno altre utili informazioni al riguardo, perché ovviamente questa mattina non saremo molto esaustivi in merito, per ovvie ragioni di tempo. Allora, da una casetta andavamo un'altra per fare zoccoli ai piedi. E adesso facciamo vedere come esciano nelle scortecce a passare. Facendo questi movimenti. Ecco, vedete, loro muovono sulle castagne, non le frantumano. Con questo movimento, che ovviamente non è un movimento casuale, ma un movimento ben studiato, riescono a sbucciare la castagna, perché ci rimane poi il prodotto finito che è pronto per essere poi venduto. Poi dopo fate c'era un altro che era di fuori, un barile chiamiamolo cibo, e cacciava fuori e portava guardate. Allora, quello che vi dice Orlando è questo: le castagne, una volta che venivano lavorate, c'era un altro problema da risolvere. Cioè, all'interno c'erano le castagne pulite e insieme c'era la buccia, quindi dovevano separare la buccia, che era già ormai stata rimossa, dalle castagne. Questa operazione si faceva utilizzando lo strumento che si chiama della quartara. Adesso vi facciamo vedere. Cioè, fate attenzione, perché come vi dicevo, quello che vedete oggi difficilmente riuscirete a vederlo in altri posti. È un'esperienza forse più unica che rara. Altrove questo tipo di attività, per le ragioni di cui vi accennavo, il problema della malattia, oggi non si produce più la castagna secca. Quel poco di castagna verde che si riesce a raccogliere viene venduta direttamente. Ecco, questo ve lo sta facendo vedere. Con un movimento preciso lui deve riuscire a togliere la buccia ormai secca, e quindi all'interno rimangono le castagne verdi. La buccia poi, il dialetto, noi chiamiamo pulpito,
Allora, questo pulpito aveva anche una sua funzione successivamente e veniva utilizzato all'interno di queste casette per accendere il fuoco. Ma la lavorazione ovviamente non è finita qui. Una volta che le castagne erano state poi sbocciate, quindi c'era il prodotto secco, c'era tanto altro lavoro da fare. Dovevano essere poi scelte in che senso? Cioè dovevano essere poi separate le castagne buone da quelle che non erano buone. Quindi la lavorazione della castagna iniziava i primi di ottobre, dopo tutto questo lavoro, sente va bene, verso metà novembre e anche qualcosa in più, si riusciva a terminare tutta la procedura di lavorazione, che era fatta così come vi stiamo facendo vedere, senza l'utilizzo di mezzi meccanici, o meglio mezzi a motore, che vedremo da qui a breve. Vi presenterà poi Bruno la dimostrazione, invece praticamente la macchina fa la stessa cosa che avete visto, ma ovviamente a motore, solo utilizzando un motore a scopo. Certo, bruciavano e le chiamavano. Bruno mi dice che c'erano alcune castagne che non erano molto secche, rimanevano un po' morbide, quindi che non avevano raggiunto la giusta essiccazione. Queste castagne che noi in dialetto chiamiamo ciungigliuni ed erano una golosità per chi poi andava a fare, ecco, ed era esatto, diceva Sanna, era la cioccolata di un tempo. Poi queste castagne in qualche modo venivano, queste castagne venivano realizzate nelle collane, nelle gustose collane direi, conservate e poi ovviamente consumate in famiglia. Adesso poi ve ne facciamo prendere l'acqua, quando escono dalla macchina ve li facciamo fare. Appunto, la sensazione che avete visto è quando noi in dialetto diciamo succuliare le castagne. Facciamo attenzione a questi termini dialettali, che come sta scomparendo il ricordo di questa lavorazione, con questo ricordo che va via anche un termine dialettale che è succuliare, che deriva dalla parola di questi zoccoli in legno. Erano il nome di questi strumenti che venivano appunto allacciati alle scarpe, e magari se vi avvicinate piano piano li vedete indossati. Questi strumenti in legno davano il nome alla lavorazione, da qui il nome di succuliare. Allora siamo infatti che proseguiamo un po' alla volta, riuscite a vedere meglio questi strumenti. Bene, purtroppo il tempo non ci assiste molto, sembra che Dio vincere, quindi dobbiamo stringere e cercare di terminare la dimostrazione, poi ovviamente se la pioggia non arriverà, continueremo a darvi altre informazioni. Allora, adesso si fa un salto, diciamo, nel tempo abbastanza corto, perché questo tipo di attività che avete visto, questa soppugliatura, si faceva fino a circa il 1940-45. L'avvento della macchina è successivo, però per i primi periodi, così come vi dirà Bruno, si utilizzava l'uno e l'altro, proprio perché c'era ancora diffidenza verso la macchina e si preferiva utilizzare il metodo tradizionale. Ovviamente con l'avvento della macchina a motore i tempi si sono molto ridotti. Ragazzi, intanto attenti che vi spiego tutta una cosa, Una volta non c'erano le strade come adesso, che si va in macchina. Una volta si andava con i cavalli, con i muli,
asini. L'asini che c'erano. E allora si andava per le vie mulettiere, si andava. La gente si partiva la mattina alle 4, alle 3 di notte per andare a raccogliere le castagne. Spiega già che c'era che lo curato come io. Allora c'era un uomo prima. L'orologio non aveva nulla. C'era un uomo che suonava la mattina la tromba alle 3 di notte. Alle 3 di notte. Perché la gente non aveva l'orologio, non aveva. Allora questo qui la mattina si alzava presto e andava per le vie del paese e suonava la tromba, suonava. E dava la sveglia a tutti i contadini, a tutti quelli che camminavano per la montagna di qua. Ognuno, quando arrivava, ognuno prendeva la sua strada dove doveva andare. Ripisci, attenzione, cioè, attenzione. Ah sì, dice cielo, per poter fare, c'era la sua la sera facevo lo stesso lavoro. Silenzio! La sera facevo lo stesso lavoro, quando erano le 5 di sera suonava l'ardirata, suonava che la gente si tornava a casa. E tutti quei contadini, poverini, si ritiravano. E chi portava un viaggio di legna sulle spalle, chi portava un una faccina di altre cose, si ritiravano tutte a casa. Allora, questa macchina è uscita nel 1946. Questa macchina è uscita nel 1946. Vedi quanti anni sono di questa macchina che ho io. La gente prima era abituata che facevano con i piedi là le castagne. Poi man mano, sono venuti con la macchina. E così facevamo veloce, Pezzo. Ci vuole il gobbo ci vuole. Ce l'aveva là il gobbo, era lui. Il suggeritore. Allora la sera quando mi ritiravo io, dopo fatto la giornata con questa macchina, mi ritiravo verso mezzanotte alle 11 di sera, mi ritiravo, perché il lavoro c'era, non si finiva mai. Poi per le strade che mi ritiravo io la notte alle 11, c'erano degli uccelli rapaci che cantavano e mi facevano compagnia, mi facevano. Cantavano, io tutto contento, solo per queste montagne di qua, mi ritiravo a casa. Tu che vai a scuola, lo sai questi uccelli rapaci come si chiamano? Non lo sai? Zagarogna. Zagarogna, t'ha detto. Ce ne sono altri pure. Ci sono altri, vedi che ce ne sono altri. Barbagiani. Ecco, i barbagiani. Ecco. Ce ne sono ancora altri, pure piccolini che cantano, l'usignolo canta di notte. Allora bambini, adesso questo che ha detto il collega Bruno, adesso vi annuncio come noi abbiamo passato male quando raccoglievamo le castagne. Un patronato non ne faceva pigliare, ne dava a terzo. Due parti e una parte nuova. Noi attiravamo fino a Natale che eravamo ingamati e qua dicevamo che l'unica risorsa di Carpanzano era la castagna. Allora quando qua c'erano la gente che raccoglievano, poi c'era uno che lo chiamavano un caputirzo. Lassava uno per poter mangiare, veniva a fare le bruciatelle a questo piazzale e se no noi non potevamo tirare avanti che c'era troppa fame. I padronati si abusavano e adesso
non c'è nessuna cosa più di questo, hai capito? Allora facevano delle bruciatelle, poi come facevano, mentre piazzavano, no? Si spandevano le castagne, no? Poi si raccoglievano le, noi chiamavamo felici, sul pandanese, ci davamo fuoco e si s'abbistolino. E noi a mezzogiorno mangiavamo questa somma, questa panico, pane, diciamo così, capito? Poi qua avevano gli aiuti, quando c'era tempo nostro, i patroni avevano formato un tripodo della corona, avevano un mulino, avevano un forno, avevano un conto dove, avevano... giusto, quando dovete, noi per poter tirare avanti portavamo giù e li pigliavano su per il povero contadino, capito? E questa era la prima cosa che... E ci hai detto già, ecco qua, questa è la misura, Questa se ne pigliavano due edge e una nuova. E lo patrone veniva a casa, su per posto. A vedere se ne pigliavamo di più o di meno. Bravo, per questo adesso. Bravo! Ecco, questa qui una volta era, la chiamavano aluminera, chiamavano, però si chiama di un altro modo. Questa qui, quando da dei tempi fa non c'era la luce, quando si camminava per le montagne, allora i contadini facevano questa con questa qua, facevano con questa e si facevano luce per le vie delle montagne. Questa qui si chiama, facendola così si accende, ecco, vedete, adesso si è accesa, vedi, fa la fiamma e si facevano luce quando se ne andavano a casa, perché non c'erano luci, non c'era niente di quei tempi, capito? Allora, questa qui era una sorta di candela artigianale, veniva utilizzata dalle persone per muoversi soprattutto nei boschi quando venivano la mattina presto oppure ritornavano la sera tardi dalla giornata di lavoro. Era un modo per fare, per farsi luce e quindi poter camminare lungo i sentieri attraverso il bosco, appunto, perché ovviamente diversi decenni fa la strada che avete percorso oggi non c'era. L'unico modo per raggiungere questi posti erano dei piccoli sentieri che già a piedi era difficile da poter percorrere. Vi abbiamo fatto vedere la lavorazione storica, antica, che non si fa più da nessuna parte. Adesso vedrete una dimostrazione della lavorazione della castagna un po' più recente, ma di questi tempi anche questo tipo di attività difficilmente riuscirete a vederla, soprattutto nei paesi più vicini qui della Valle del Sauto. Quindi, come vi ho detto all'inizio, le castagne venivano raccolte, successivamente le castagne venivano deposte su questo solaio, sotto si metteva il fuoco, venivano fatte asciugare. Una volta che le castagne erano pronte per essere sbucciate, alcune persone entravano da quella porticina dove c'è Enzo, si infilavano all'interno, spingevano le castagne che uscivano da questo foro. Quindi le castagne scendevano dal foro, finivano all'interno della macchina. La macchina ha un meccanismo appunto meccanico che permetteva la separazione della castagna dalla buccia. Ok, quindi adesso mettiamo in moto, farà un po' di rumore e vi faremo vedere un po' così come veniva lavorata. Vi dovete allontanare perché ci sarà un po' di polvere, ok? Quindi vi anticipo questa cosa qua, ok? Fate attenzione. Thank you.
tutti i primi. Fa la selezione, lo vedo. Sia per quanto riguarda poi il